prima uscita fuori porta con la nuova Sony A7 III. Sono molto felice perché ho fatto questo cambio circa un mesetto e mezzo fa. Ho cambiato la mia Sony A7 II con la 7 III e questa praticamente è la sua uscita fuori porta, fuori dall'Italia. In questo momento siamo nel Sahara, precisamente nel confine tra Marocco e Algeria, e ho deciso di portarmi questa macchina per un discorso di compatibilità, perché potevo fare sia foto che video. Super soddisfatto, in questo momento veramente si sta rivelando un'ottima macchina. Avevo un pochino paura sulla tropicalizzazione perché comunque non è tropicalizzata, però in questo momento, anche se c'è tanta sabbia, devo dire che non mi ha dato nessun problema. L'unica cosa è che mi sono sempre portato dietro la pompetta per darci una pulita ogni tanto sulla lente. Molto soddisfatto, economicamente molto interessante, super apprezzata chiaramente la batteria. Sto usando la stessa batteria da circa 2 giorni e mezzo. Per il momento mi pare che rimanga il 30% di batteria, una cosa del genere, ed è la prima di due, quindi farò tranquillamente un altro 2 giorni senza praticamente mai ricaricare la macchina. Macchina da in questo momento mi sento molto tranquillo e molto sicuro. Ho visto che sia che scatti che foto mi trovo veramente alla grande. Sto utilizzando una lente un 28-75 e in questo momento state ascoltando l'audio registrato in camera, e il cavalletto praticamente è il mio braccio. Design per adesso vedo che resiste, sta resistendo la sabbia dentro lo zaino, quindi molto bene, nessun tipo di problema. Dal punto di vista foto video sono molto soddisfatto, perché comunque mi sembra che riesco a ottenere esattamente quello che voglio, e in verità non ho nessun tipo di difetto adesso per tirar fuori. L'unica cosa che potrei dire, ecco, è che la tropicalizzazione, però secondo me, dai, con un po' di occhio si risolve. Comunque sicuramente ne riparleremo in studio, tanto vi lascio questo stupendo panorama. Sono le 7 di mattina circa, 7 e mezza, è appena sorto il sole e il panorama è stupendo. Ma rieccoci in studio. Devo dire che l'esperienza nel deserto è stata veramente supersonica, ci tornerei in questo momento, in questo istante, e infatti ho già il mal d'Africa, non vedo l'ora di tornare indietro. Comunque, veniamo un attimo a noi, stavamo parlando della 7 III. Intanto una grande premessa: sono passato da Sony a 7 III 2, che ormai iniziava ad avere un po' i suoi acciacchini, a sentire un pochino il passare del tempo, e ho deciso di passare una 7 III liscia e non invece di proseguire con la serie R. Faccio una piccola premessa perché questo secondo me è molto importante, e in verità è il motivo per cui ho scelto proprio la 7 III liscia e non di proseguire con la R, semplicemente per il fatto della memoria. Il problema oggi, che è molto sentito da tutti i professionisti, specialmente chi lavora nel campo foto e video, è l'enorme quantità che si genera di giga e giga e giga e ancora giga di file ogni volta che si prende in mano la macchina fotografica per lavoro. Ad esempio con la 7 III 2 mi trovo benissimo con la risoluzione che aveva. Effettivamente avere 40 megapixel buoni su cui lavorare in Photoshop è veramente una gioia per tutti, ma dall'altra parte sono file che iniziano ad essere molto difficili da gestire, o comunque di avere una macchina potente e magari il Mac si pianta perché troppi file aperti, Lightroom fa fatica a leggerli, eccetera eccetera. Invece passando a Sony a 7 III liscia e avendo esattamente la metà di megapixel, i file magicamente si sono dimezzati. Questo è uno dei motivi principali per cui ho deciso di passare alla 7 III liscia. Quindi un po' meno megapixel, un po' meno risoluzione, che comunque non stiamo parlando di chissà cosa, e anche perché a meno che non dovete stampare su dei grattacieli manifesti giganti, allora a quel punto lì non servono neanche più 40 megapixel, ma probabilmente serve qualcosa in più. E invece tipo più fruibilità e soprattutto più velocità nel flusso di lavoro, per cui se devi smaltire molti file, ad esempio uno shooting fotografico, o ad esempio devi semplicemente passare dalle tue schedine al tuo server. Quindi, fatto questa premessa qua, è la prima volta che lo usavo in una trasferta di questo genere, quindi diciamo non semplicemente andare da una location all'altra di lavoro, ma proprio portarsela presso durante la propria vacanza, durante il proprio viaggio lavorativo, come in questo caso mio, e devo dire che mi ha dato molta soddisfazione. Le fotografie, devo dire, non si nota assolutamente nessuna perdita di qualità rispetto alla R, anzi devo dire che i file mi risultano un pochino più succosi dal punto di vista di colori e gamma dinamica. Non so se è esattamente così sotto il profilo scientifico, però devo dire che riesco ad ottenere un file facilmente controllabile, editabile con molta più semplicità, e per fortuna mi occupa la metà di spazio nell'hard disk, e questo mi rende felicissimo. Dal punto di vista quindi foto, devo dire autofocus è sicuramente migliorato, peso dei file sicuramente più leggero, e performance fotografiche praticamente uguali. La raffica, chiaramente essendo i file più leggeri, la raffica è aumentata, e devo dire che la cosa che chiaramente mi ha colpito più di tutte è la rapidità della messa a fuoco, e soprattutto quando traccio la messa a fuoco con l'occhio della persona che state fotografando. Questa sicuramente è una delle innovazioni più forti in questo tipo di macchina fotografica, perché sbagliare un ritratto
è molto difficile, cioè ti devi praticamente impegnare perché lui traccia sempre in maniera pressoché perfetta l'occhio e quindi la messa a fuoco risulterà sempre perfetta in caso di ritratti. A livello invece paesaggistico sportivo devo dire che comunque si difende bene. Chiaramente non hai tanti megapixel da dire riesco magari a croppare la foto come facevo prima, però se tipo hai già una buona inquadratura di partenza devo dire che non c'è assolutamente problema. Dal punto di vista video, secondo me i video sono sicuramente migliorati. Chiaramente sono passati un pochino gli anni per cui è giusto che sia così, quindi rispetto alla R noto una qualità superiore a livello video. I 4K risultano più nitidi e dettagliati e soprattutto finalmente posso registrare in 4K senza croppare il sensore. Questa è una grandissima cosa, anche perché tra parentesi registrare in 4K a sensore pieno con 42 megapixel secondo me non è che ha proprio tutto questo senso, anzi avendo un sensore più piccolo sicuramente meno rumore, più ottimizzazione dal punto di vista del file video e soprattutto un file più pulito con meno sporcizia e sicuramente facile da usare. Dal punto di vista del design invece apprezzo sicuramente l'ergonomia maggiorata per la mano, io non ho una mano gigante però devo dire che anch'io apprezzo molto questa rivisitazione delle forme della macchina, quindi adesso è ancora più facile utilizzarlo e non sento la mancanza di un battery grip, cosa che invece con la R dovevo assolutamente avere. È sicuramente comodo il joystick per la messa a fuoco che tipo mi migliora tanto la vita, specialmente quando devi mettere a fuoco in maniera abbastanza veloce, quindi passi dalle freccine all'utilizzo del joystick, cosa sicuramente apprezzata. Ah, una cosa che sicuramente mi stavo dimenticando è che la Sony A7 III ha il doppio slot. Pensavo che fosse una gran cazzata, sinceramente non l'ho mai usato per lavoro, ma è la prima volta che lo utilizzo in maniera seria duplicando i file, ossia salvo il RAW su una scheda SD mentre l'esportazione in JPEG salvata nell'altro slot. Molto molto comodo, pensavo fosse una cosa un po' in più, in verità mi sono accorto che se ad esempio state scattando per eventi o ad esempio banalmente dovete passare dei file JPEG in maniera molto rapida ad un supervisore tipo un Art Direction che lavora vicino a voi, molto molto comodo perché al posto di passare per salvare un file, metterlo in Lightroom, esportare il provino e passarlo appunto alla persona di riferimento, avete già dei file JPEG fatti dignitosamente, non sono assolutamente eccezionali come ci ha abituato Fujifilm ultimamente, ma comunque rimangono dei file più che dignitosi, potete passarli subito, quindi ai fini giornalistici e quando servono dei file pronti all'uso sono super ottimi da utilizzare e questa è sicuramente una cosa apprezzata che non avevo prima, quindi un servizio in più come freelance. Bene, spero che questa recensione ti sia piaciuta. Sicuramente una recensione tecnica, ne parleremo anche un pochino più avanti nell'aumentare della mia esperienza con questa camera. Intanto per ora è tutto, se ti è rimasto qualche dubbio, chiaramente scrivimi qua sotto, che sono sempre qua a disposizione. Alla prossima!